Ciao a tutti ragazzi, due parole sul film di Sam Raimi, Drag Me to Hell, del 2009. Ed è un film che ho avuto la possibilità di vedere qualche giorno fa, non avevo visto ancora questo film, però dopo che ho apprezzato particolarmente la trilogia della casa, la trilogia di Spider-Man, Il grande e potente Oz, film che comunque hanno caratterizzato in tutto e per tutto lo stile di regia e il linguaggio che Sam Raimi vuole dare ai suoi film, dovevo per forza vedere questo Drag Me to Hell, ed è un film che praticamente parlano tutti abbastanza bene, molti invece, cioè ho visto dei pareri molto contrastanti, molti ne parlano bene, molti ne parlano completamente male. Cioè parlano di film veramente bruttissimo. Solo che con il nome di Sam Raimi questa cosa mi sembrava abbastanza difficile che il film fosse brutto e quindi ho detto vabbè, lo guardo con un'ottica comunque imparziale. Mi sono trovato di fronte ad un film magnifico, splendido, un grandioso film, uno dei migliori film degli anni 2000, secondo me. Però chi ho avuto questa impressione, chi ne parla male non conosce il regista, non conosce lo stile di Raimi, non conosce l'intento, perché se tu guardi Drag Me to Hell ti sembra di rivedere in più di una sequenza la casa, ti sembra di rivedere le stesse tipo di inquadrature, anche tipo lo stile della messa in scena, alcune sequenze sembrano quasi ricordare alcune delle sequenze che abbiamo visto nel primo La Casa, soprattutto nei primi due, ma anche nell'Armata delle Tenebre. Comunque, Drag Me to Hell è un horror, e più thriller che horror, perché le sequenze horror ci sono e sono veramente pesanti. Anche perché non è come gli altri film, ad esempio, che tu te li aspetti. Cioè, alcune sequenze all'interno del film sono talmente messe in scena in maniera innocente che quasi tu non te le aspetti, le sequenze appunto che ti fanno paura, che ti spaventano. Ma più che un horror è un thriller, Drag Me to Hell. E la potenza di questo thriller sta nel rendere, di prendere una materia già usata e usata, trita e ritrita, cioè appunto delle cose. Delle sequenze rivoltanti, schifose nei film ci sono delle sequenze veramente rivoltanti, per uno debole di stomaco, non è consigliato. Queste sequenze lui riesce a renderle, epiche, perché un qualsiasi altro regista avrebbe potuto prendere queste scene e farle diventare veramente brutte, squallide, realizzare un film orribile. Sam Raimi riesce, grazie allo stile di regia, al linguaggio e alla messa in scena, a portare tutto questo ad un livello positivo, ad un livello ottimo, ad un ottimo film. Drag Me to Hell è un ottimo film, la sceneggiatura funziona tutta ed è la cosa più grande della sceneggiatura è che se da una parte lui voleva realizzare un film horror normale, cioè senza niente di che, con po poche pretese, con un poco budget, una storia personale, invece gli mette una grandissima critica, una critica verso appunto alla banca, verso chi fa i prestiti, verso questi lavori abbastanza brutti dal punto di vista morale, secondo me. Drag Me to Hell è questo, è una critica continua alla società, comunque alla società, a un aspetto della società, a alcuni tipi di lavoro della società, ma comunque non mette mai di lato il vero intento del film, ossia quello di dare intrattenimento con un linguaggio appunto horror, il linguaggio del thriller. Drag Me to Hell riesce in tutto, lo stile di regia ha delle inquadrature incredibili, la sequenza dello scontro nella macchina, la seduta spiritica, dico sotto la scena, non dico il dettaglio perché non voglio fare spoiler, ma Drag Me to Hell è incredibile sotto molti aspetti, regia, sceneggiatura scritta in maniera perfetta, ed è un film realizzato veramente veramente bene ed è un film di cui tu cerchi di aspettarti qualcosa e invece accade tutt'altro. Già la sequenza iniziale, come compaiono i titoli di testa e come finiscono, sembrano la casa e sembrano appunto la casa di Raimi, ma sembrano anche la casa di Fedelvarez, il remake dal quale si è rifatto molto allo stile di Raimi del primo La Casa, Fedelvarez appunto, di quale aspetto Dante's Inferno che in maniera incredibile, perché secondo me farà un grande film. Si rifà molto appunto con i titoli di testa, cosa vera, e dà un film che tu pensi che vada in un modo e invece ha un finale che tu rimani scioccato dalla bellezza del finale che ti lascia veramente a bocca aperta. Tu ti rendi conto che sei veramente con la bocca spalancata perché non ci credi di aver visto veramente quello che c'è nel finale, che è un finale giustissimo, ma un finale che tu non ti aspetti assolutamente. Raimi dirige e scrive la sceneggiatura ed è anche produttore del film e scrive la sceneggiatura assieme al fratello Ivan Raimi ed è una scelta perfetta secondo me. Gli altri protagonisti del film sono Alison Lohman, che è una ragazza che non ha fatto molto come film, però è una ragazza che sullo schermo ci riesce perfettamente a stare, ha fatto La leggenda di Beowulf, Noi due sconosciuti, i Big Fish, la ricordiamo anche più piccolina nella Legione della truffa con Nicolas Cage, un'attrice che è molto paffutella in faccia, che riesce a fare delle buone interpretazioni.
soprattutto qui è una buona interpretazione alla sua, molto innocente, anche se lei riesce ad incarnare un personaggio che è ambiguo, un personaggio molto innocente, ma allo stesso tempo un personaggio che si merita di avere determinate torture. Quindi è un personaggio che il suo personaggio, lei ha una faccia comunque che va bene con tutto quello che Raimi ha voluto rappresentare in questo personaggio, e va benissimo questo. E si comporta in maniera abbastanza valida. C'è Justin Long, che praticamente ha fatto lo schifosissimo comic movie di qualche settimana fa, Amore a mille miglia, il Die Hard, Vivere o Morire, ma ha fatto anche altri film horror come Jeepers Creepers. Primo e secondo, Palle al balzo, Ti odio, ti lascio, ha fatto diversi film. Qui è forse il personaggio che funziona un po' di meno del film, perché è messo lì, fa qualche battutina, però non è un personaggio che ha una grande caratterizzazione, è messo lì e viene mandato avanti con il tempo. Non funziona tantissimo il suo personaggio, però comunque con tutto il resto del film non è che stona, comunque è un personaggio che ci sta. La cattiva è Lorna Raver, non voglio entrare nel dettaglio della storia perché si deve guardare tutta. Il ruolo cinematografico più importante è quello di Doug Mittwell, poi per il resto ha fatto dei ruoli più televisivi come IAR, Medici in Prima Linea, Beverly Hills 90210, Star Trek, Desperate Housewives, Cold Case, One Tree Hill, comunque più ruoli televisivi, ma comunque dimostra di essere una grande attrice, dimostra di recitare veramente bene anche in maniera abbastanza inquietante. Niente, sommariamente questo, devo fare 2 minuti, ma sono 27. Raimi dirige un film pazzesco, incredibile, che da una parte potrebbe sembrare una cosa squallida se fosse fatta da un altro regista, ma non perché Raimi è bello, ma proprio si vede che c'è Raimi, c'è il cinema di Raimi, c'è il cinema vero e proprio all'interno di ogni singola inquadratura, anche nelle sequenze più macabre e più rivoltanti, c'è il grande genio dell'horror che è Sam Raimi. La recensione finisce qui, ci tenevo a dire queste poche parole, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.